Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video. Questo video ragazzi è un video particolare, un video diverso da quelli che vi porto di solito. Infatti l'altra sera sono andato a cenare al sushi con i miei amici e ho registrato due magie molto belle secondo me, che appunto gli ho proposto in live e che ancora loro non avevano mai visto. Quindi le reazioni sono proprio quelle di uno spettatore che vede un gioco figo per la prima volta. Vi volevo dire ragazzi e vi volevo proporre questa sfida: se questo video arriva a 800 mi piace, e quindi significa che questo genere di video vi piacciono, settimana prossima o comunque appena avrò tempo andrò a registrare uno Street Magic e ve lo porterò sul canale. Quindi ragazzi, 800 mi piace al video e arriverà sul canale il primo video Street Magic, dato che non ne ho ancora portati, quindi lasciate un bel pollice in su. Detto questo ragazzi, mi scuso in anticipo per l'audio che non sarà ottimo, ma potete ben capire che all'interno di un ristorante c'è molta confusione. E ragazzi, volevo anche dirvi che entrambi i giochi che vedrete in queste performance fatte ai miei amici, se vi piacciono, perché secondo me sono molto belli, sono acquistabili dai link che troverete in descrizione dal sito dell'Asso nella Manica, quindi passateci in caso vi interessino questi giochi. Detto questo, non mi perdo in parole e vi lascio alla visione del video. Bella! È andato? Ciao ragazzi, siamo qua con Matteo, mio collega, e ora gli facciamo la magia. Allora, adesso do una rapida mescolata alle carte, spero che si veda. Quando vuoi tu mi fermi. Sto qui, sì. Faccio vedere la carta sulla quale mi hai fermato ed è un 4 di cuori. Il 4 di cuori, carta che hai scelto tu, è una carta particolare, perché ogni qualvolta che viene presa, inserita così al centro, giusto? Sì. La carta in un attimo cosa fa? Prova a indovinare? Va su, sale in cima. No, no. No, perché serve lo schiocco di dita, schiocca le dita un attimo e la carta sale in cima, il 4 di cuori. Ora, per rendere unica al mondo la tua carta, ti chiedo di andarla a firmare con questo pennarello, te colle inquadrarlo, vai a firmare con questo pennarello la faccia della carta. Io mi giro, firma tranquillamente la faccia della carta col pennarello, quando ci sei io. Ok. Posso girarmi? Ci sei? Sì. Perfetto, guarda, prendiamo la carta firmata, unica, perché potresti pensare che io ho più copie, ce ne inseriamo in questo modo al centro del mazzo. Voglio che sia tu a spingerla, così che io non possa tenere alcun segno. Perfetto. A questo punto metti la tua mano così e copri immediatamente con l'altra mano il mazzo. Ti chiedo di immaginare che la tua carta come prima salga in cima. Ora alza leggermente la presa e poi chiudi di nuovo. In un attimo. No. No. Allora sai cosa fa un mago in queste situazioni? Fa sparire tutto il mazzo tranne la tua carta. Controlla. Fa vedere. Zoom. No. Tutte le carte sono scomparse nel nulla tranne una. Non la voglio guardare. Guardiamo, no. Allontano la visuale pure. A 3 di cuori. Ma come? No, che cazzo è sta roba? Tutte scomparse. No. Ciao ragazzi, ciao. Siamo qui con Colle, l'altro collega, e gli proviamo a proporre una magia impossibile. Allora, per prima cosa prendo una predizione e la lascio qua, sotto la penna. Ok, sei d'accordo? Sì. Come seconda cosa, io scorro le carte in questo modo e mi dici stop quando vuoi. Stop. Però fammi, dammi il tempo. Mi stop quando vuoi. Stop. Questa è la carta che devi guardare e ricordare. La fai vedere in camera. E poi la riapposo qua, di dorso, quando te la senti. Quando l'hai vista. E guarda, mi muovo lentamente, copro il tutto. Ora, fai pure un taglio, anzi lo faccio io. Va bene così. Tac. Prima magia, immagina con un accendino di bruciare il dorso della tua carta, vai, brucialo, 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 devi proprio immaginare di bruciare, bravo, ok. Però prima magia, uno schiocco di dita e la tua carta che avevi messo di dorso, andiamo a vedere, si gira di faccia, era questa, prima magia e la lascio qui. Se ti ricordi però qua c'era una predizione, ok, la carta scelta è un 7 e la predizione diceva, la carta scelta non è un 2 di quadri, facciamo leggere. Vabbè, te dirai ovvio, vero? Okay. Tutti a questo punto mi dicono ovvio. Ovvio. Allontana pure. Ma non è ovvio per niente quando nel mazzo le carte sono tutte dalla prima all'ultima 2 di quadri. Giusto? Tutte dalla prima all'ultima. E sai qual è la cosa ancora più incredibile di questo effetto? Che arrivati alla fine lo spettatore si dimentica di aver bruciato il dorso della carta con l'accendino. La tua reazione calda dopo questo gioco della carta bruciata? Cioè, è devastante, senza parole, te lo posso assicurare. Per
Perfetto ragazzi, il video è giunto al termine. Io spero che questi due giochi vi siano piaciuti. Secondo me sono molto belli e molto d'impatto. Vi ricordo che trovate il link per acquistarli in descrizione. Per qualsiasi domanda invece ragazzi, come vi ripeto sempre, potete scrivermi e contattarmi su Instagram. Vi lascio anche qui il contatto in descrizione. E niente ragazzi, noi ci vediamo alla prossima con un prossimo video. Bella!